Passiamo al direttore sportivo Suardi. Prima di entrare nel merito della partita, ambizioni e obiettivi della vostra squadra, comunque è imminente come impegno la Coppa Lombardia. Fa anche piacere organizzare un evento di questo tipo, quindi se vuoi spendere due parole su quello che sarà e anche sulla soddisfazione di averlo ottenuto. Sì, sicuramente. Intanto buonasera a tutti. Sarà un evento che spero possa racchiudere un po' tanto basket pavese al Palaravizza. Un evento che onestamente è partito da noi quando la Serie C è uscita dalla Lega Nazionale. Sapevamo che la Coppa Italia non sarebbe più stata giocata e dunque abbiamo pensato di proporre qualcosa di alternativo per avere un evento che abbracciasse le due squadre del girone. Sarà sicuramente una 3 giorni che mi auguro molto stimolante, anche molto interessante da vedere, anche perché ci sarà la possibilità di guardare le squadre dell'altro girone, e questo ci può essere un po' utile a tutti quelli che ci arriveranno anche in ottica playoff. 6, 7, 8 gennaio, e quindi insomma l'appuntamento per quei 3 giorni lì. Perfetto, reduce adesso da questa vittoria ampia in casa di Vigevano, le ambizioni dell'Edimes, che comunque erano già abbastanza dichiarate dopo 11 vittorie consecutive, si confermano ancora con maggior sostanza. Sì, devo fare i complimenti davvero ai ragazzi perché hanno interpretato la partita come era stata preparata in maniera molto minuziosa in settimana, con un gran bel lavoro. La cosa secondo me incredibile di questo gruppo è arrivare a 12 vittorie e 0 sconfitte con tanti problemi fisici come quelli che abbiamo avuto noi, non avendo mai avuto una squadra al completo, forse per la prima settimana di allenamenti. Abbiamo avuto traversie di ogni genere, quindi queste vittorie qua assumono anche un valore ulteriore, e vorrei veramente dare merito a tutti i ragazzi che hanno tirato la carretta fino adesso, tra cui il capitano, perché queste 12 vittorie qua da fuori possono sembrare quasi facili, abbastanza scontate, ma vi assicuro che non lo sono assolutamente. I complimenti anche per essere venuti qui a giocare in un ambiente bello come quello di Vigevano, dove credo sia stimolante per ogni giocatore venire a giocare con grande personalità, con il piglio giusto, con la volontà di giocare la nostra partita, la nostra pallacanestro fin dal primo minuto, quindi sono stati bravi a farlo e a legittimare questa vittoria.